L'elicottero sorvola senza sosta Montevergine, ma di Gianluigi Russo ancora nessuna traccia. È passata ormai una settimana da quando il giovane 25enne di Mercogliano è scomparso. Ad oggi l'indizio resta sempre solo uno: l'auto trovata abbandonata all'ingresso dell'ex base NATO, base che ora è diventata il centro operativo dei soccorsi. Forestali, vigili del fuoco, Croce Rossa, Protezione Civile e Misericordia, sono circa 50 le persone in campo, una decina i cani. Tra di loro c'è anche Pier Giorgio dell'unità cinofila molecolare, in passato già impegnato nelle ricerche di Yara Gambirasio e di Melania Rea. Stamattina nuovo vertice in prefettura per coordinare le operazioni. Si inizia all'alba e si finisce ogni giorno quando fa buio. Nel frattempo le indagini continuano. Da ieri viene setacciato il computer del ragazzo alla ricerca di elementi utili. La famiglia non riesce a darsi una spiegazione. Gianluigi, iscritto ad ingegneria informatica, è un ragazzo timido, taciturno, che aiuta il padre nel lavoro di pavimentista e al hobby della fotografia. Le ricerche continueranno fino a domenica sera, poi lunedì nuovo vertice in prefettura per decidere se e come continuare. Le ricerche di Gianluigi continuano, però purtroppo ancora non ci sono novità. Chiaramente non abbiamo ancora l'esito, stiamo lavorando chiaramente unitamente ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine e ai volontariati di protezione civile per dare quanti più possibile, quanti più possibile elementi certi, diciamo, per finalizzare questa situazione. Al momento stiamo lavorando sia nella zona attorno alla ex base NATO che nella zona delle antenne Mediaset, che è un po' più impervia, che quindi verrà abbattuta tramite squadre di tipo tecnico. Diciamo che non è che sembrerebbe che in zona. Gli elementi che abbiamo dalle unità cinofile è che tirano bene o male tutte verso il cancello di accesso. Quindi non significa che è in zona, come non significa che non può essere in zona. Attenzione, ci sono una serie di elementi e di parametri da valutare per dare un esito quanto più possibile certo a questa situazione. Anche se poi il territorio è così vasto e i parametri sono tanti e c'è bisogno ancora di riflettere, ecco, di cercare di amalgamare un poco tutti questi dati per dare maggiori spiegazioni a questa situazione.